Sì, lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 27 settembre. La Chiesa fa memoria di San Vincenzo de Paoli. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato ad annunciare ai poveri il lieto messaggio e a risanare chi ha il cuore affranto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che per il servizio ai poveri e la formazione dei tuoi ministri hai ricolmato di virtù apostoliche il santo presbitero Vincenzo de Paoli, fa che, animati dal suo stesso spirito, amiamo ciò che egli ha amato e mettiamo in pratica i suoi insegnamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Estra. Io, Estra, all'offerta della sera mi alzai dal mio stato di prostrazione e con il vestito e il mantello laceri caddi in ginocchio e stesi le mani al Signore mio Dio e dissi: Mio Dio, sono confuso, ho vergogna di alzare la faccia verso di te, mio Dio, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa. La nostra colpa è grande fino al cielo. Dai giorni dei nostri padri fino ad oggi noi siamo stati molto colpevoli e per le nostre colpe noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati messi in potere di re stranieri, in preda alla spada, alla prigionia, alla rapina, al disonore, come avviene oggi. Ma ora, per un po' di tempo, il Signore nostro Dio ci ha fatto una grazia di lasciarci un resto e darci un asilo nel suo luogo santo. E così il nostro Dio ha fatto brillare i nostri occhi e ci ha dato un po' di sollievo nella nostra schiavitù. Infatti, noi siamo schiavi, ma nella nostra schiavitù il nostro Dio non ci ha abbandonati. Ci ha resi graditi al re, ai re di Persia, per conservarci la vita ed erigere il tempio del nostro Dio e restaurare le sue rovine e darci un riparo in Giuda e a Gerusalemme. Parola di Dio. Benedetto Dio che vive in eterno. Benedetto Dio che vive in eterno. Benedetto il suo regno. Egli castiga e ha compassione. Fa scendere gli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a lui davanti a ogni vivente, poiché lui è il nostro Dio, il nostro Signore, lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi e vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola di Dio. Preghiamo, nutriti dai sacramenti del cielo, umilmente ti preghiamo, Padre, come l'esempio di San Vincenzo de Paoli ci sprona a imitare il tuo figlio, venuto a evangelizzare i poveri. Così la sua intercessione sempre ci soccorra per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Vincenzo di Paoli, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.